Oggi andiamo a visitare la sinagoga di Casale Monferrato, in Piemonte. Anticamente non era possibile l'accesso attraverso la via principale e neppure avere iscrizioni all'esterno. Si entrava dal corridoio di un ingresso secondario per evitare di disturbare i cattolici che passavano sulla strada. La sinagoga nasce nel 1595, a sala rettangolare orientata da nord a sud, ed è certamente una delle più belle ed importanti d'Italia, da non perdere, così come le altre bellezze di questa città. I muri della sinagoga sono ricoperti di iscrizioni in ebraico, incorniciate da ornamenti dorati e disposte su tre file, e presentano citazioni tratte dai salmi. Grandi lampadari in ottone pendono dal soffitto costituito da voltabotte con motivi floreali e stucchi dorati che spiccano sul fondo verde azzurro. 14 finestre in legno circondate da stucchi dorati permettono alla luce di entrare all'interno della sinagoga, rendendola straordinariamente luminosa. L'Aron, armadio che custodisce i rotoli della Torah, è orientato verso Gerusalemme. È neoclassico, con timpano sostenuto da 4 colonne lignee, mentre capitelli corinzi sono decorati con motivi floreali dorati. La bima è delimitata da un motivo in ferro battuto, splendidamente decorato. Saliamo al piano superiore per ammirare il Museo Ebraico con la sua collezione di argenti, patrimonio vastissimo e di qualità eccezionale. Numerosi i tessuti pregiati, destinati a coprire gli oggetti sacri. Entriamo anche nel Museo dei Lumi, promosso negli anni 90 in occasione delle celebrazioni per i 400 anni della Sinagoga di Casale da un gruppo di esperti ed appassionati d'arte, tra cui Elio Carmi, Antonio Recalcati, Aldo Mondino e Paolo Levi. Nasce così l'idea di promuovere una collezione di lampadi di Canucca in argento, in ceramica e nei materiali più disparati, a ricordarci quella lampada eterna che miracolosamente, con una sola ampolla d'olio, arse non uno, ma 8 giorni, e la riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme. La collezione è vasta ed originale, unica nel suo genere, ospitata nei locali sotterranei anticamente adibiti al forno delle azime, il mazzot. Una sala è dedicata alla Pesach. Vediamo la tavola imbandita ad evocare l'Esodo e alla sinistra il posto riservato al Messia. E abbiamo allestimenti di tavoli e scene di vita familiare. La cerimonia del matrimonio occupa un posto di particolare importanza. Gli abiti degli sposi si trovano sotto un baldacchino e a fianco un anello nuziale in argento a forma di casa.